Ciao, finalmente stiamo uscendo dal lockdown. E anche per te, che sei un adolescente, è arrivato il momento di cercare di tornare alla normalità. Sono Patrizia Pietropaolo e mi rivolgo a te, che sei ancora molto giovane e già stai affrontando un momento difficile nella tua vita. Ci sono tante emozioni che ti agitano e che forse cerchi di nascondere. La felicità, puoi di nuovo uscire e vedere i tuoi amici. L'insicurezza, ma sarà tutto come prima? E magari anche un po' di paura, mi accetteranno di nuovo? Riuscirò a trovare un mio spazio? E non dimentichiamoci poi della scuola, hai subito la didattica a distanza e anche se la tecnologia è il tuo forte, hai capito che il contatto diretto con i tuoi compagni non era poi tanto male. E se anche qualche volta qualcosa poteva infastidirti, era molto meglio stare a scuola, pur di vedere i tuoi compagni in persona. A questo poi, soprattutto se sei uno di quei ragazzi che dovrà sostenere l'esame di maturità, si aggiunge l'incertezza. Non ci sono regole certe e non sai come prepararti al meglio perché a pochi giorni dall'esame nessuno ha le idee chiare su come si svolgerà. Provi ansia o un senso di incertezza? Devi sapere che non sei solo. Anche i tuoi compagni che si trovano nella tua stessa situazione provano tutto questo. Parlane e confrontati con loro. Imparare a tollerare l'incertezza fa parte del tuo bagaglio di crescita e ti aiuterà a diventare un adulto migliore. Lo so, forse ti rendi conto che nulla sarà più esattamente come prima, ma ritorna lo stesso ad una certa normalità, trovando un nuovo equilibrio, magari anche un po' precario, e vedrai che ti sentirai meglio nei giorni a venire. Finalmente puoi rivedere anche i tuoi amici e incontrarli di persona. Metti via il telefono, esci, riprenditi degli spazi di aggregazione e di socialità. Magari all'inizio non sarà facile e se hai dei timori conviene provare anche a piccoli passi. La socialità, infatti, delle volte ti mette una certa pressione e ti viene voglia di stare a casa davanti a un videogioco. Magari è così, e forse questo ti capita perché vivi la socialità come una competizione, invece è solo un momento di aggregazione, di scambio e di aiuto reciproco. Che consiglio posso darti? Non avere timore di chiedere aiuto a un adulto, di cercare la sua attenzione e la sua mediazione. Lo so, ti è difficile parlare delle tue emozioni, perché le emozioni tu preferisci agirle, ma parlare e aprirti ti sarà di grande aiuto. Confrontarti con i tuoi amici e incontrarli seguendo le regole è una svolta, non è vero? Loro stanno vivendo, scusami, le tue stesse preoccupazioni e le tue stesse problematiche. Ti sentirai meno solo. Ricordati però, usa la forza e le risorse che hai già dentro di te per affrontare le sfide che ti attendono e accetta di vivere appieno le tue emozioni. Vedrai, sarai molto meglio. Ciao. A presto.